C'è un'arcobaleno in mare. Brilla e ti fa compagnia. Brilla. Buffa di con noi nella sua scia. Qui gioca tra le onde. Nelle alghe si nasconde. Va incontro all'avventura insieme a te. Brilla tutto il mare quando arriva Arcobaleno. Salutatelo quando passa vicino a voi. Lui corre dopo la scuola, sulle onde sai lui vola. La baia di Nettuno è casa sua. Eccolo, Arcobaleno arriva da te. Brilla tutto il mare quando arriva Arcobaleno. Piacente, Arcobaleno, ma queste mazze da golf costano un occhio. Io non voglio che tu ci giochi. Ma papà, sto morendo di noia e poi non ho niente da fare. Beh, perché non l'hai detto subito? Raccogliere le conchiglie in giardino non è esattamente quello che avevo in mente. Il lato positivo è che papà mi ha dato un sabbio dollaro tondo tondo. Se solo ci fosse un modo più semplice per... Ehi! Gasteropode! Ostrica! Ventaglio! Ehi, sta attento! Che cosa stai facendo? Sto pulendo il giardino, a te che ti sembra? Dai un'occhiata! Si è spezzata la testa della mazza! Devo assolutamente trovarla! Oh, accipicchia! Papà me l'aveva detto di non giocare con le mazze, e adesso come faccio? È questa che cerchi? Sì! Forse posso aggiustarla. Non lo so, Arcobaleno. Secondo me si presenta piuttosto bene. Non più adesso. Ho capito. C'è rimasta solo una cosa da fare. Scusa, Arcobaleno, ma come pensi di pagarla? Col sabbio dollaro che papà mi ha dato per pulire il giardino. E vai! Forte! Ecco qua, ragazzo, una numero 3 per i colpi lunghi. Fa 20 sabbio dollari. Ma io ne ho soltanto uno. Ah, e che ne dici di qualche poggia pallina? Come non detto. È la fine. Sarò confinato in camera mia fino alla fine dei tempi. Non essere pessimista, Arcobaleno. La partita a golf di tuo padre non è che domani, giusto? E allora? E allora hai ancora tutto un giorno per trovare i soldi e sostituire quella mazza da golf. 20 sabbio dollari? Sì, certo, e mi dici come? Potresti fare qualcosa di assurdo, tipo lavorare per guadagnarli. Sì, è una grande idea, Wanda. Posso cominciare anche subito. No, non intendevo dire qui. No. Oh, e va bene, Arcobaleno. Immagino di poterti pagare qualche sabbio dollaro se mi dai una mano oggi pomeriggio nell'ora di punta. Grazie, Wanda, sei la migliore. Se Wanda ha bisogno di una mano, scommetto che anche qualche negozio qui vicino ne ha bisogno. Sì, soltanto un altro paio di lavoretti e avrai i 20 sabbio dollari che ti servono. Facile! Un commesso, hai detto? No, mi dispiace. Ah, già, me l'immaginavo. Però mi serve qualcuno per togliere le incrostazioni dalla facciata della bottega. Sul serio? Ti pagherò 3 sabbio dollari se mi fai una bella pulizia. Per 1000 tritoni! Avrei dovuto farmi pagare a numero. Ottimo lavoro, giovanotto! Spero non sia stato troppo faticoso. No, sono abituato a lavorare con le pinne. Oh!
Sei pagato per consegnare le pizze, non per mangiartele! Ridammi il berretto, Porgy, sei licenziato! Ah sì, beh, non può licenziarmi e sa perché me ne vado io! E dove lo trovo adesso un altro fattorino? Ce l'ha davanti a lei, signor Calamari. Conosco la zona praticamente come il dorso della mia pinna. Sì? Hai qualche esperienza? Beh, ecco, no. Ah, e chi se ne importa? Tanto non puoi essere peggio di Porgy, aspettami! Queste sono le pizze. Questi sono gli indirizzi. Questo è il berretto, portalo con orgoglio. Sì, signore. Il prossimo posto è giusto in fondo all'isolato. E... oh, non è possibile. È l'indirizzo di casa mia. Oh, eccoti qua. In totale fanno 2 sabbiodollari. Mio figlio Arcobaleno sarà così contento. Come sorpresa gli farò trovare la sua pizza preferita per cena. Al plankton? Sì, e tu come fai a saperlo? Dal profumo che esce dalla scatola. Le auguro buona giornata. Aspetta un attimo, torna qui, giovanotto. Oh. Non ti dimenticare la mancia. Oh, grazie, mamma. Volevo dire, signora. Ah, meno male, alla buon'ora. Ora tocca a te pagare, sgranchio. Non vedi che sto lavorando a una mossa? Scusate, ma io avrei una certa fretta. Shh. Perché non muove il delfino una casella avanti? Ma certo, scacco matto. Questo è un oltraggio, non è valido. Hai avuto un aiuto esterno. Chiudi il becco, Buiabess. Ecco qua, tieni pure il resto, ragazzo. Grazie. Forte. Con i soldi di banda avrò quanto basta per comprare la mazza da golf. Scusa il ritardo, banda. Beh, non startene a galleggiare. Ci sono tutti quei tavoli che aspettano di essere puliti. Ok. Altri clienti? Arcobaleno, perché non vai tu a prendere le ordinazioni? Certo. Oh. È il mio papà e ha la borsa con le mazze da golf. Deve aver anticipato la partita oggi. Wanda, devi assolutamente aiutarmi. Calma, calma. Aiutarti a guadagnare qualche sabbio dollaro è una cosa, ma non ci tengo affatto ad essere coinvolta nei tuoi... Ti prego. Oh, con quei 2 occhioni riesci sempre ad ottenere quello che vuoi. Ah, d'accordo, lascia fare a me. Solo una tazza di tè, Wanda. Tè? Beh, non mi sembra abbastanza nutriente per affrontare un'importante partita di golf. Ti serve qualcosa che ti rimpinzi lo stomaco come si deve. Beh... ti preparo io qualcosa di speciale. Beh, d'accordo. Ma guarda che ho la partita alle 4. Wanda, pensi che ci vorrà ancora molto? Abbi pazienza, ho solo 8 braccia. Scusami, Wanda, ma adesso devo proprio andare. Non andrai da nessuna parte finché non avrai assaggiato l'insalata a sorpresa di Wanda. Ok, solo un assaggio. Deliziosa! Si capisce che è deliziosa e adesso voglio vedertela mangiare tutta quanta. Ma io... oh, ma sì, va bene. Allora com'era? Ecco, direi abbondante. Grazie. Adesso però devo proprio andare. Forse sarà il caso che rimandi la mia partita di golf a domani. Sono pieno fino alle branchie. Wanda, ce l'hai fatta. Come potrò mai ripagarti? Puoi cominciare occupandoti di quelli. Oh. Ecco a te, Arcobaleno. Grazie. Oh, mi sa che questa pinna sarà inutilizzabile per un po'. Spero che la prossima volta ci penserai 2 volte prima di maneggiare le mazze da golf di tuo padre. Ho imparato la lezione. Non mi metterò mai più nei guai. Oh, certo. E tu figurati se io ci credo. Era troppo stanco per mangiare la sua pizza al plato. Pensa che si è addormentato mentre si lavava i denti. Mi piacerebbe sapere cos'è che ha stancato così il nostro piccolo.
Ruby, non è che per caso sai dov'è la sacca da golf di papà, vero? E dove vuoi che sia, scusa? Al campo da golf insieme a papà, no? Cosa? E quando se n'è andato? Che cosa ne so? Saranno 10 minuti fa, doveva giocare con Sir Sparrow. Papà! Puffer bacco bacchissimo, non ho mai tirato un colpo più infelice. Si può sapere che c'è di così importante da irrompere qui in quel modo? Mi scusi, tieni papà, ho trovato questa a casa. Deve esserti scivolata fuori dalla sacca. La mia numero 3 da colpo lungo, grazie figliolo. Ma non dovevi darti pensiero, questa ormai non la uso più. Ho rotto la testa un paio di mesi fa. Ho cercato di rincollarla, ma basta guardarla nel modo sbagliato perché si rompa di nuovo. Ma che cosa buffa? Sembra che tenga bene stavolta. Ehi, questa mazza sembra praticamente nuova. Già, puoi dirlo forte. Wow, hai visto che tiro, figliolo? Ah, questo è il problema con i giovani d'oggi. Non hanno più energia.